Buongiorno nell'amore del nostro Signore Cristo Gesù. Ringraziamo Dio perché ci dà un'altra settimana e io ti do un caloroso benvenuto perché noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore insieme. Oggi è il lunedì 15 febbraio del 2021 e noi continueremo in questo cammino di lettura della parola di Dio, leggendo ogni giorno da 1 a 2 a 3 capitoli della Bibbia. Noi stiamo leggendo il secondo libro della Bibbia, che è il libro di Esodo, e ti voglio invitare questa mattina ad aprire la tua Bibbia con me. Noi leggeremo dal capitolo 10 al capitolo 12 fino al versetto 28, sempre del libro di Esodo. La parola del Signore dice, Esodo capitolo 10. Allora il Signore disse a Mosè, «Va dal Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatti in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore». Mosè e Aarone andarono dunque dal Faraone e gli dissero, così dice il Signore, che il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi osserva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, domani farò venire le cavalette su tutto il tuo paese. Esse copriranno la superficie del paese e non vi potrà vedere il suolo. Divoreranno il resto che è scampato, ciò che è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. Riempiranno le tue case e tutte le case dei tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri né i padri dei tuoi padri videro mai dal giorno che furono sulla terra fino ad oggi. Detto questo, voltò le spalle e uscì dalla presenza del Faraone. I servitori del Faraone gli dissero, «Fino a quando questo uomo sarà per noi un'insidia? Lascia andare questa gente che serve il Signore, il suo Dio. Non ti accorgi che l'Egitto è rovinato?» Allora fecero ritornare Mosè e Aarone dal Faraone e egli disse loro, «Andate, servite il Signore, il vostro Dio». Ma chi sono quelli che andarono? Mosè disse, «Noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore». Il Faraone disse loro, «Così sia, il Signore con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini, ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora, no, andate soltanto voi uomini e servite il Signore, poiché questo è quello che volete». E il Faraone li cacciò dalla sua presenza. Allora il Signore disse a Mosè, «Estende la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette, ed esse salgono sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato». Mosè protese il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono le superfici di tutto il paese che ne rimase oscurato e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi né sulle erbe della campagna in tutto il paese d'Egitto. Allora il Faraone chiamò in fretta Mosè e Aarone e disse, «Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, questa volta soltanto. Supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me
questo flagello mortale. Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavalette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavaletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non lasciò andare i figli di Israele. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare». Mosè stese la sua mano verso il cielo e per tre giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro per tre giorni. Nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite il Signore. Rimangano soltanto le vostre gregge e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno andare con voi». Mosè disse: «Tu ci devi permettere di andare, di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore nostro Dio, e noi non sapremo quale vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là». Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non volle lasciarli andare. E il faraone disse a Mosè: «Vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai». Mosè rispose: «Hai detto bene, io non comparirò più davanti a te». Esodo capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul faraone e sull'Egitto. Poi vi lascerà partire da qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà da qui. Parla dunque al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e a ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro». Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del faraone e presso tutto il popolo. Mosè disse: «Così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto. E ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina e da ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo: parti tu e tutto il tuo popolo che è al tuo seguito. E dopo questo io partirò». E Mosè, pieno di ira, uscì dalla presenza del faraone. Il Signore disse a Mosè: «Il faraone non vi darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplicano nel paese d'Egitto». Mosè e Aarone fecero tutti questi prodigi davanti al Signore, ma il Signore indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Esodo capitolo 12. Noi leggeremo fino al versetto 28. Il Signore parlò a Mosè e a Aarone nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa.
Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sulle architravi della porta delle case, dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina, quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto, io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Per 7 giorni mangerete pane azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età come un'istituzione perenne. Mangiate pane azimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà tolto via dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate di nulla lievitato, dovunque abiterete mangerete pane azimi. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di soppo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino, e con quel sangue spruzzate gli architravi e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sulle architravi e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Osservate dunque questo come un'istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese il quale il Signore vi darà, come ha promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli di Israele andarono e fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè ed Aarone. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto domani mattina, quando noi continueremo la lettura della parola del Signore. Che Dio ti benedica e un'ottima settimana nel nome di Gesù.